Mister, dopo la sosta, 2 settimane quindi per preparare questa importante sfida di domani con il Lecce, sarà la prima di una serie di fuoco, visto che nei prossimi impegni su tutte ci sono Frosinone e Pisa. Sì, 15 giorni dove abbiamo lavorato molto bene, abbiamo cercato di migliorare un po' tutto, a livello tecnico, a livello tattico e soprattutto anche a livello fisico, cercando di recuperare la condizione di tutto il gruppo squadra, di qualcuno che magari per vari motivi era rimasto un po' indietro. L'obiettivo è stato raggiunto, sono contento di come la squadra ha svolto questi 15 giorni in grande armonia, in grande serenità, ma anche con grande concentrazione per appunto essere pronti domani per ripartire in casa nostra. Avete alzato l'attenzione in particolare su qualcosa? Ricordiamo che Lecce lo stesso ha detto una corazzata, reduce da 6 risultati inutili consecutivi. Il suo collega in conferenza ha detto occorrerà una partita di grande attenzione, corsa e aggressività. Ma noi siamo consapevoli che qui arriva una corazzata di questo campionato, una squadra forte, una squadra formata da ottimi calciatori, ma come sempre dico, ma soprattutto per questa partita, un grandissimo rispetto per il Lecce, per quello che sta facendo, però noi siamo altrettanto pronti. Ci siamo allenati forte, con grande determinazione, con grande rabbia anche, che secondo me si poteva raccogliere più punti, ecco perché domani, soprattutto come dicevo, tornando in casa nostra, davanti ai nostri tifosi che spero che siano ancora di più e che si possa riempire ancora di più il nostro del Duca, il nostro stadio, la nostra casa, dobbiamo fare battaglia, fare una partita di grande determinazione, di grande applicazione, di grande concentrazione, soprattutto intensità, perché anche noi abbiamo le nostre armi, le dobbiamo mettere in campo e cercare di mettere in difficoltà sempre il Lecce. Nella lista dei convocati spicca senz'altro il nome di Sabiri. Per lui un'estate travagliata, si è parlato tanto di mercato, sembrava dovesse andare via, poi è rimasto. Con che spirito e come sta fisicamente? Sabiri è un ottimo calciatore, un calciatore importante, lo sappiamo tutti, lo sa la squadra, lo so io, lo sanno i tifosi, lo sanno tutti, quindi le sue vicissitudini ormai fanno parte del passato, io faccio l'allenatore, lui ha fatto il suo periodo di ripreparazione, si è rimesso a disposizione, ha chiesto scusa soprattutto ai suoi compagni, che è la cosa più importante, è al sottoscritto, a tutti quanti, per quello che è successo. Può capitare, un ragazzo giovane dove comunque questi episodi, queste dinamiche possono succedere, l'importante è che lui sia tornato a disposizione con un atteggiamento assolutamente di concentrazione e dedizione per la maglia dell'Ascoli, che è quella cosa che mi interessa di più, poi per il resto mi interessa poco. Lo sta facendo, lo sta lavorando duramente, molto concentrato e quindi si merita la convocazione. In difesa rientra Avronidis e perde invece Spendlofer per un affaticamento. Pensa dei cambiamenti rispetto all'ultima partita di Crotone? Ma questi 15 giorni, come ti dicevo prima, mi hanno dato la possibilità di osservare meglio nel senso che comunque avevo la squadra al completo, tranne purtroppo Ilev che ha dovuto rispondere alla convocazione in nazionale, e questo mi dispiace, però è chiaramente nazionale la nazionale, quindi per lui e per noi sicuramente è un motivo di grande orgoglio e di prestigio, però per quanto riguarda gli altri li abbiamo fatto esercitazione, vi siamo allenati molto intensamente, quindi ho avuto la possibilità comunque anche insieme ai miei collaboratori, al mio staff di scandagliare bene il gruppo, di osservarlo, di valutarlo, quindi portare quasi tutti i giocatori a livello massimale di condizione. Questo mi permette e mi permetterà soprattutto in questo range di partite che abbiamo davanti di come sempre di usufruire un po' di tutte le forze, di tutte le energie, di tutte le qualità dei componenti della rosa. Come sempre ho le idee molto chiare, come sempre domani mattina sceglierò definitivamente quelli che secondo me devono scendere in campo per iniziare la partita, e poi come dico sempre, lo dico tutti i giorni, spesso i cambi in corsa fanno la differenza, quindi i ragazzi sono tutti pronti e domani insomma deciderò l'11 iniziale. Come è rientrato Ilev dalla nazionale? Per lui
minuti in campo contro l'Irlanda del Nord, due soli allenamenti con l'Ascoli. È chiaro che i ragazzi che tornano dalle nazionali non è solo un problema mio, è un problema di chi li ha, bisogna essere bravi un po' a gestirli. Ecco, io sono un allenatore che secondo me l'allenamento intenso e con continuità è il mezzo più importante per trovare condizioni, però lo dobbiamo accettare, quindi è arrivato ieri, ha fatto due allenamenti che comunque nel giovedì e nel venerdì non sono così intensi come i primi giorni della settimana, e quindi aveva recuperato abbastanza bene, e l'ho visto molto, come sempre, un ragazzo molto serio, molto concentrato, e ci darà sicuramente una mano. Ecco, spero che adesso abbia più la possibilità di stare con noi per cercare prima di tutto e soprattutto di acquisire bene i principi e conoscere meglio i suoi compagni e apprendere di più quelli che sono i miei dettagli, le mie linee tattiche, no? Questa è la cosa più importante, però la disponibilità e la grande professionalità di questo ragazzo sicuramente aiuteranno a farlo. Domani sarà la prima del Duca di fronte ai nuovi soci, ci saranno tutti, dai fratelli d'Alessandro a distretti ecologici fino a Patron Pulcinelli ovviamente, e i soci americani. Sarà un motivo in più per far bene, probabilmente ci sarà anche il rientro degli ultras in curva. Ma sì, è motivo motivo in più per fare bene, fare una grande prestazione e portare a casa un grande risultato. Sicuramente ci sono queste nuove entrate in società, io sono alla corrente, il presidente ho un buonissimo rapporto di confronto, di comunicazione, e quindi ben vengano queste nuove forze a dare entusiasmo e a dare una mano al presidente. E per quanto riguarda gli ultra, l'ho detto prima, spero che riempano lo stadio, perché per noi sono fondamentali, soprattutto in casa. Domani sarà una partita di cartello, una partita bella tosta, dove noi siamo pronti e la spinta del nostro pubblico sicuramente fa la differenza qui a Ascoli. Grazie. Grazie a te.